È il momento del manicomio? Siamo davvero i sotterranei del manicomio. Va bene, vai. Giusto per peggiorare ancora qualcosa, non solo il manicomio, di più. Poi vabbè, recentemente abbiamo anche fatto Outlast, quindi siamo anche proprio a tema. Via! Bello quel sangue, orcacchio. Buoni, oh, buoni. Ah, c'ho l'ascia! Ok, fermi, non stavo controllando. Non è che continuano a uscire quelli, continuano a uscire? 2%. No, ok. C'hanno un limite. Allora, fermi un attimo perché abbiamo sbloccato l'ascia, ma mi aveva detto che se la caricavo. Ah, la lancio. Ok. Posso lanciarla lontano. Ma continuano a spawnare, sti disgraziati, o. Perché l'exp me la danno. 15. 16. Mi danno uno? Oh shit. Ok, buoni. Allora, siamo partiti così tutto di colpo. Wagyu. Fermi. Fatemi vedere un po'. Posso fare qualcosa? Perché pensavo che lì si uscisse. No, niente, vado giù allora, eh. Scendiamo ancora di più nei manicomi. Non so se prendere la spada. Perché comunque questa qua. Ah, ok, sono anche le cannonate, giustamente. Figurati. Non ci facciamo mancare niente. Non ho moltissima vita. Ahimè. Quindi stiamo sempre in movimento. Se spara vengono colpiti anche loro. No, raga, sono in troppi però. Porca vacca. Cioè, va bene che ammazza in un colpo, però. Allora, l'asciata ne ammazza anche più di uno alla volta. Volendo. No, via, levati. Questo livello è folle. È bellissimo. Cioè, capisco la roba dei matti. No, ok, pensavo che anche mi facesse danno perché lì vedevo delle robe. Una fontina di recupero di qualcosa? Qua ci sono i pipistrelli. I pistrelli! Se ci andassi con. Ah, ciao, bello. Sono zombie comunque, non sono matti questi. Cioè, i matti di solito sono nudi e ti inseguono o ti chiamano porcellino, e quelli poi. In realtà sono altri, ma. Oh, grazie. Cioè, io tipo lancio asce, va bene? Posso? Aspetta, chiaramente se la lancio non posso riprenderla. No, perché ci sono anche i pipistrellini che rompono. E sicuramente danno fastidio. Ehi là! Questi mi sembrano più grossini. Questi mi sembrano molto più grossini. Sono in troppi. Facciamo una cosa. No, voglio l'arco. Però devo stare attento a questo. Voglio l'arco quello e voglio il martellozzo. Vediamo un po'. No, via. Facciamo la mega fiammata. In teoria dovrebbero prendere fuoco. Non c'ho un cacchio di vita, raga. Dove ha sparato? No, Fortescue, però. Te non c'ho un cacchio di vita, raga. È un problema. Da capo, vabbè, chiaramente. Ma che stavolta faccio così. Vedi che facciamo prima e c'ho anche un pochettino più di vita. Vai, vai, manda, manda. Manda pure a gruppi, non credo che mi cambi troppo. Vai, grazie mille. Anche perché così posso anche muovermi in giro, no? Questa è tipo la modalità easy. Perché posso muovermi, non mi colpiscono. E io li ammazzo perché c'è anche tipo un'onda d'urto enorme. Loro muoiono in un colpo? Muoiono pure in un colpo. Se lo prendo però. Perché se prendo, lo prendo di sfuggita non muore in un colpo. Va bene, ci sta, per carità. Ok. No, invece quello là è morto lo stesso. No, quello no, invece. Ok, no, è un po' random. Dipende dalla botta che prendono. Grazie. Altri pipistrelli? Vai, manda i pipistrelli. Faccio salterinare tutti. Ok, vediamo se mi danno qualcosa più che altro. Anime non me le danno. Aspetta. Per il robo. Stanno scappando? Vieni qua, te. Ne è rimasto uno? Brutto schifoso. Da
Datemi qualcosa, datemi. Vi ho ammazzato. No? Perché li ho ammazzati? Boh, va bene. Teniamo fuori sempre il martello, che non si sa mai. Oh, cos'è sta roba? Guardalo! Sono dei Joker, cos'è? Sì, volevo dire sono dei pazzi, però effettivamente in un manicomio non è che ci trovi delle persone normali. Ma questo è chiaro. Guardali che bellini con le gambette. E li fulmino. Che succede? Grazie per questo. Ok. Soldi anche. Anche zombie? Va bene, manda, manda. Non credo sia un problema. Raggruppiamoli più che altro, così facciamo prima. Meno colpi. Dove sono finiti i pazzi? Oh, dai, mandami i matti, non voglio loro. Ah, lì puoi comprare robe. Ok. C'è qualcun altro? No, mi hanno aperto. E allora, voglio comprare robe, sì. Vi dico subito. Perché l'arco è scarico. Dammi qua. L'arco serve. Nel senso, è fruttissimo, quindi lo piglio. Questi per ora no. Possiamo far così. Spada la incantiamo giusto per. Lo scudo è a posto. Posto, va bene. Abbiamo pulito anche qua. A meno che lì, oddio, non ci fosse qualcosa. Guarda lì! Posso andare anche di là, che mi ricordavo questa. Non so perché. Avevo in mente sta roba con la fiamma in mezzo. E loro sono lì fermi. Vabbè, ma è easy. Tanto usciranno anche dal di là, eh. Guarda quanti ne accumuliamo. Dove è andato quello? Si è lanciato dalla lava. Un pazzo. Vabbè, ma che cacchio dico. Fa ridere un sacco come cosa, perché quando io ci scherzo sopra alla fine, no? Cioè, si dice sempre, no, ma sei un pazzo. Cioè, sì. Boh, è saltato tutto in aria. Io quelli lì non so come fare. O non li devo proprio toccare. Calice buono. Dove lo piglio? C'è tipo un qualcosa per il calice o... Cioè il calice è regalato qua perché devi ammazzarli. Ah, lì c'è una runa. Questo cos'è? Oh. Salve. Ah, il calice è lì. Sì, è proprio regalato. Quel tizio lì mi sa che è buono. Non so perché, ha un ricordo di lui buono. Non me lo ricordo un nemico così. Grazie. Qua non si passa. Allora, siamo tipo dentro delle fogne. Salve. Santo Dio, quanto sono contento. Santo Dio! Boh! Costringermi a consegnargli il sigillo delle tenebre. Ha intenzione di liberare i demoni dalle tombe sotto la foresta incantata. Ma gli ho detto, non puoi farmi niente, ciarlatano spilungone. Sono il sindaco. Sì, è il sindaco. Ma poi mi ha fatto rinchiudere con tutti questi matti. È stato terribile. Non ho sentito una parola sensata per... L'ho già aperte io comunque le tombe. Bene. Adesso vado, grazie. Prego. Guardati bene attorno, ragazzo mio. Certamente. Zarok ha lasciato in giro alcune cose che potresti trovare utili. Beh, lì c'è una gemma, comunque. Va bene. No, no, c'è stato un attimino qualcosa di particolare. Va bene. Gemme di drago 2. Ne abbiamo due. Non so bene a cosa servano. Non ho memoria di niente di ste robe, quindi siamo a posto. Questa posso romperla? Posso salirci sopra? No. È finito così? Belli sti manicomi. Abbiamo liberato il sindaco, raga. E adesso? Non è che se torno alla città mi dicono qualcosa. Vero? Potrebbero? Ah no, niente. La spada è l'ultima, raga. Quella spada lì è fortissima, nel senso... Scommetto che tornerai morto e sepolto. Morto e sepolto. Ti piacerà
vuoi? Sì, sì? Cosa? Non c'ho organi. Soldi, grazie. Grazie. Ma vita non me la dà più nessuno? Le fiale di vita? Oddio, perché arrivato a questo punto non mi sa che non arriveremo neanche a 10. A 10 non ci arrivi. Cioè, se loro continuano a darmi soldi e mancano quei calici, ma più che altro mancano quegli eroi, non so se arrivi a 10 fiale extra. Mi sa di no. Potrebbero essere 5? Visto l'andazzo? Boh. Sinceramente non mi ricordo. Qua si torna solo indietro. Allora, lo facciamo un salto al villaggio? Dove sto andando? Dalle zucche? Boh. Perché altrimenti andiamo sopra là e zona paludosa e via. Perché io vorrei vedere se il sindaco dice qualcosa. Sembrerebbe di no. Quindi me ne vado. Tanto qua non abbiamo nient'altro da fare. Però è strana sta roba. Cioè, ogni tanto ti fanno andare, ogni tanto ti fanno tornare. Cioè, tipo quell'altro. Beh, forse in realtà non dovevo neanche tornarci. Dipende da come fai i livelli. Perché appunto nell'altro... Cioè qua, questo qua dovevamo farlo... Quello del villaggio dovevamo farlo prima di quell'altro, per forza. E invece tipo alcuni livelli... Lì c'era il bivio, no? Potevamo andare verso le zucche, potevamo andare verso di qua. Se io avessi fatto la cosa incantata... Forse la valle... La foresta incantata andava fatta dopo... Di tutta sta roba. Perché se la facevamo dopo... Posso morire? Ah, posso morire? Sì, sì, no, era per confermare. Ok, grazie. Forse la foresta incantata andava fatta dopo, quando avevi già anche il braccio. E avendo il braccio potevi... Aspetta, ma... Ah, ok. Avendo il braccio potevi già liberare i tizi. Freddo, oscurità e fetore di morte. Sono io, sì, sì. Combattuta qui tra le forze del bene e l'esercito delle tenebre di Zarok. Adesso le paludi sono piene di anime in pena. Beh. Oh. Posso? Vorrei leggere questo libro qua. Grazie, gentilissimo. Farti spingere nella palude o ci vorrà okay. Un'eternità. Ok. Apprendizione del fango. Allora, c'è qualcosa lì dentro. Bello questo. Boh. Allora, questa la recupero perché non so come, ma ho perso la vita. Le armi sono inutili. Vabbè, questo era un salto un attimino di prova, eh. Diciamo così. Grazie. Allora, va bene, mi sa che qua il game over è proprio lì. Allora, quelli là mi fanno schifo, non capisco cosa sono. Questi posso ammazzarli, ma non mi danno exp. Oh oh. Salve, straniero. Salve. Okay. Sono io che accompagno le anime perdute nell'ultimo viaggio verso il regno dei morti. Caronte? Aspetta, non ci siamo già visti. Boh, può essere. Daniel Fortescue, anche voi. Sì, sì. Da quando Zaro che si è intromesso in cose che non lo riguardano, non ho so che pesci pigliare con queste anime perdute che si risvegliano dal sonno eterno. Non ho mai avuto tanto a che fare da quando hanno inventato l'igiene pubblica. In che senso? Ascolta, se mi aiuti a trovare 8 anime perdute da caricare sulla barca e mi le porti qui, ti faccio scendere alla città sommersa di Mellowmead. Famosa città Mellowmead. No, a me va benissimo. Ma come faccio? Cioè, posso fare qualcosa con queste? Ma perché 2%? Ma posso buttarle giù nel fiume? Cosa fanno?
Ah beh, cacchio, mi danno loro l'exp. Allora sì, va fatto così. Ok, allora, devo stare attento più che altro a sti polpi, perché sono quelli che rompono. E devo trovare un modo per ammazzarli. Allora, voi vi faccio crepare così. Non so perché annegano più che altro. Cioè, tornano in vita dalla cosa là sotto, però annegano. Va bene, no, cioè, per carità, va tutto bene. Questi? No, questi muoiono. Questi muoiono, sì. Anche questi li smonto. Sono loro che... che sono bastardi! Panzoni! Ok, ti spingono giù. È tipo una cosa alla Mario 64. Cioè, uno spinge giù e l'altro spinge... Ah, ok, dicevo che tornava sopra. Che fa? Boh. Infatti già non capisco come fanno. Cioè, non bisogna starli troppo vicini. Allora, ricarichino un attimo. Se questo riusciamo... dobbiamo tenere la distanza. Ok. Ah, maledetti, c'hanno anche loro le cose. Con l'arma normale non funziona. Occhio. No, 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 Ma salta anche quel robot. Allora, i poli... Madonna, ma quanto è grande quest'area? Io non so le otto anime cosa vuole, però. Ah, sono queste, forse? Ah, ok, sono quei cose, sono quegli elmi, va bene. Allora tutto a posto. Cosa mi dai di bello? Uno scudo. Mi dai uno scudo perché dovrei spingertele con uno scudo io? Le persone dentro nella fossa delle Marianne? Occhio quando salti Fortescue, perché veramente c'hai uno di quei salti che... Beh, ma dobbiamo tenerci a distanza. Oh shit! Ma raga, ma sono delle bombe sono. Cioè, non posso evitarlo. Non posso evitarlo. Mi serve l'urna nel caso, per quello. Non posso evitarli. Devo solo starli alla larga. Quando esplodono o prima che esplodano, sarebbe meglio. Vabbè, oh. Ma levati dalle palle. Aiuto. Ho paura. Oh! Zarude! No, come cacchio si chiama? Con calma. Come cacchio si chiamava questo? Mio amico. Vai, attacca. Vediamo se riesco a fare una cosa. Bravo. Vedi, li butti giù nell'acqua così, quelli. A suon di esplosioni. Ok. Altre quattro, No! Lo scatto lo fa solo se... La runa, ok. Solo se muovete, perché se non mi muovo rimane fermo. Cioè fa la scudata da fermo. Occhio a non farvi buttare giù. Questo lo prendo volentieri. Guarda infatti quante se ne danno. Casualmente. Lui sta buttando giù gente o no? Mi sta aiutando? Mettevi giù. Please. Dai, ma levati. Allora, siamo a metà. Lo scrigno è lì. Il calice. Dove è andato coso? È ancora qua che gira? Curcuma, com'è che si chiamava? Che non mi ricordo. Ok, allora me ne servono due. Non vedo nient'altro però qua. Problema? Questo è un problema mio, Opa là. Ci chiamano... Ah no, beh, la runa del caos. True. Con calma. Quando fai questi salti mi emoziono.
Eccomi. Permesso. Qua mi emoziono ancora di più. Oh, oh, un'ampolla. 5. Boia. Quindi? Forse sono più di 5 allora? Ma ah, perché io effettivamente non so quante sono. Questo cos'è? No, vero? Non posso guidare. Ok, grazie. Me ne manca... Oh, c'è gente lì. Guarda, io vi ammazzo perché mi servite. Mi servite per quella roba là. Te? Oh. E che cacchio, ma levati. 64. Ne arrivano altri? Si sono ricreati? No. Devo andare di là? Perché al contrario? Perché si muovono? Oh! Boh. Bastardi. Ok. E... oh shit. Sto chiedendo perché c'è il drago lì? Aspetta un attimo, facciamo così. Oh, palala, via. Anzi, buttiamo anche giù di sotto loro. Con sta scarica. Guarda come li allontana. Devo solo portarli verso il fiume. Che è un, vabbè, un mare, credo. Ok. Loro muoiono? Spero di sì. Lì c'era una doppietta, peccato. Ehi, dai che ci sei quasi, forza, via. Te? Un giretto di qua. Siamo 87, eh? No, dai. Mm. 89, non bastano. Non so se qua devo portarci il drago, più che altro. Non credo. Ho visto che c'erano delle cose ai lati. No. Speravo fossero delle entrate. Oh shit, ma ancora gente? Oh, un goblin! Chi è questo? È Green Goblin! È Spider-Man! Non so se è lui. Cos'è che... com'è che gli diceva che non mi ricordo? Vai malora, Spider-Man! Guardalo lì! Boh. Guardalo, è pazzo. Dove sta andando? Dov'è il mio calice? È là. Bellissimo. Oppa là là. Allora, calice preso. Dov'è il traghettatore Caronte? Mo? Bisogna ritrovarlo. Mi ricordo se era all'inizio. No, no, era tipo davanti. Dov'è il fra? Porco cane maledetto. Dove sei, goblin? Vieni qua. Guarda che se ne va lontano. Ma te non hai capito? Io c'ho un arco, eh. Te le sparo in testa le frecce. Aspetta un po'. Oh, brutto schifoso. Allora, cerchiamo un attimo Caronte, perché forse era sopra il ponte. Eccoci. Boh, non mi ricordo più. Ah, è lì. Infatti mi ho detto dove cacchio sta. Cali ce l'abbiamo preso. Tiè. Sei contento a un posto? Prego. Giovanissimo. Con un mucchio di zombie ripugnanti. Salta su. Ma è finito così il livello? Cioè, più che altro. Boh, sì. Beh, no, non è malvagio, eh. Ci stava anche come cosa il fatto che dovevi buttare giù i nemici, eccetera. Però boh, abbiamo fatto due livelli che sono passati così. Uno era il manicomio, che per carità anche il manicomio
Aspetta. C'è lui. Allora, per quanto io voglia la spada, la prendiamo dopo. Prima dammi qualcosa a te. Daniel, ho qualcosa per te. Che poi tra l'altro avevi le frecce infuocate? Non ho la più pallida idea di che cosa sia. Ti tenta? Mi dai dei soldi? No. Arco magico. È proprio un'altra arma. Tirare troppo la corda non è mai stato così divertente. Beh, sembra che faccia un po' di danni. Va bene. Allora, appunto, per quanto io voglia la spada magica, non la prendiamo adesso. Se anche al prossimo calice ci danno qualcos'altro, la voglio lasciare la spada magica. Perché la spada magica è bellissima e per l'appunto io la voglio un sacco. Però non voglio dire che è troppo forte, anche perché mi servirebbe a me, dato che quello che... come sono messo. Però anche adesso, già con l'ascia e il martello, siamo rotti, quindi per ora voglio divertirmi così. Poi con la spada sarà un altro, proprio un'altra roba. Achille, no? Dove vai non cresce più niente.